21 regioni in sfide, 25 giovani pallavolisti, under 15 per il femminile e under 16 per il maschile, confluiti nella rappresentativa Umbra in campo in Basilicata per il trofeo delle regioni Kinderiadi 2014. È un momento in cui i comitati provinciali Perugia e Terni e il comitato regionale mettono a frutto circa 8 mesi di attività di selezione e di fondamentalmente possibilità di valutare tutto il panorama giovanile che c'è nel mondo pallavolistico umbro sia a livello maschile che a livello femminile. I nomi dei componenti delle due squadre sono stati presentati nel corso di un evento nella sede del Comitato Regionale Umbro della Federazione Italiana Pallavolo FIPAV. Annunciati anche i nomi di 3 arbitri umbri, Azzurra Marani, Fabrizio Giulietti e Andrea Galteri, che con il torneo vivono la possibilità dell'accesso in B. Un ringraziamento va fatto alle società umbre, ma alle società italiane di pallavolo che riescono a formare questi ragazzi e queste ragazze creando quella base importante per poter far sì che il movimento cresca, che lo sport cresca. Il presidente Lomurno infine ha sottolineato il risultato di Maurizio Ponzo, osservatore umbro passato a nazionale. L'Umbria ha dato tanto alla pallavolo, ha dato tanto nel settore arbitrale, ha dato tanto negli alti livelli che si sono espressi negli ultimi anni e naturalmente tutto questo nasce da momenti come questo, che è un momento di crescita, un momento di promozione, un momento di formazione, ma un momento anche di stare insieme per far sì che lo sport in generale abbia questa eco importante in Italia ma anche all'estero.